C'erano una volta fiducia, rabbia e pazienza. Tre ragazzi di età similare, con esperienze di vita diverse, ritrovatisi un giorno in un luogo pubblico a chiacchierare. Pazienza e fiducia stavano chiacchierando quando ad un tratto è apparso Rabbia. Sì, proprio quel ragazzino dal capello biondo e il ciuffo un pochino ribelle, che con uno sguardo quasi di sfida si è avvicinato a loro, quasi a voler entrare in quella conversazione. Ehi, ragazzina, chiese Rabbia, come ti chiami? Cosa ci fai qui con quell'altro? Ma veramente, io mi chiamo Pazienza e lui è il mio amico Fiducia. Siamo qui a prendere un tè, a sorseggiare un tè. Cosa desideri da noi? E poi perché quello sguardo così accigliato? Insomma, c'è qualcosa che non va? Ma, disse Rabbia, più che altro vedo che il tuo amico è fermo su quella strana sedia, mentre io, beh, insomma, lo state vedendo. Guardate cosa riesco a fare qui sul pavimento, d'altronde sono molto noto anche in classe, non vi ricordate? Sono nella classe accanto, mi chiamo Rabbia, insomma, sono temuto da tutti, però non mi sembra di farvi una gran paura, ecco, forse mi sbaglio. Ma guarda, se te la devo dire tutta, come puoi osservare, a mio modo e con la mia sedia, anch'io riesco a fare un qualche cosa e a muovermi, ma ti dirò, un pochino come te. D'altronde sai, il mio nome è Fiducia e ora ti spiego perché. Vedi, Rabbia, io posso sembrarti diverso, ma in realtà vado avanti ogni giorno grazie al mio nome Fiducia ed ho in lei, amica ed alleata, pazienza, quell'aiuto e quella complicità che mi aiuta proprio a non avere paura di quelli come te, che pensano che una parola valga l'altra e che parlano non con il cuore, ma cercando di affermarsi in qualche maniera come migliori di altri. Dunque, Rabbia, ora noi ti salutiamo, però una cosa te la vogliamo dire, che sì, Fiducia e Pazienza ti potranno essere amici, sai, però solo se aprirai il tuo cuore.